Buonasera da Umbria Journal TV, guardiamo insieme l'andamento dei mercati di oggi. L'indice FTSE MIB chiude in negativo in borsa a Milano, segnando un meno 0,35% a quota 18.819 punti. Chiudono in negativo tutte le principali borse europee. Londra ha chiuso a meno 0,42% con l'indice a 7.271,37 punti. Male anche Francoforte col DAX a meno 0,42%. 42% a 11.947,83, meglio Parigi dove il CAC 40 si è fermato in lievissimo ribasso a meno 0,09% a 4.891,29. La borsa di Tokyo ha terminato la seduta piatta. A Tokyo l'indice Nikkei scende dello 0,04% a 19.371,46 punti, mentre l'Hanseng di Hong Kong ha chiuso a meno 0,36% a 24.114,86 punti. A un'ora dalla chiusura Wall Street procede contrastata, con il Dow Jones sempre a livelli record che guadagna lo 0,18% a 20.812,81, il Nasdaq che perde lo 0,45% a 5.834,21, in territorio positivo l'indice S&P 500 che sale dello 0,05% a 2.363,92 punti. L'euro chiude rialzo sopra quota 1,05 dollari, la moneta europea passa di mano a 1,0587 dollari e 119,27 yen, dollaro yen debole a 112,66.